Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi vedremo insieme come preparare uno dei dolci che amo di più, ovvero i profiteroli al cioccolato. Questa è una ricetta semplice e veloce alla portata di tutti. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti che occorrono per la preparazione. 200 g di bignè, quelli già pronti che potete acquistare al supermercato in busta, 400 g di panna da montare, 125 g di zucchero, 75 g di cacao amaro in polvere, 10 g di maizena e mezzo litro di latte. Allora, per prima cosa ho versato la panna in una ciotola e l'ho montata con un frullino. Poi ho preso una pistola per dolci, ma potete prendere anche una sac à poche, e ho riempito tutti i bignè che ho successivamente adagiato in un bel piatto grande da portata. Nel frattempo abbiamo preso una pentola e abbiamo aggiunto al suo interno dello zucchero, amido di mais e cacao. Li abbiamo mescolati insieme, eliminando tutti gli eventuali grumi, e poi abbiamo aggiunto del latte, prima a filo e poi successivamente abbiamo versato tutto il resto, questo per evitare, di creare appunto degli ulteriori grumi. Ci siamo spostate poi ai fornelli per preparare la crema e abbiamo mescolato tutto a fuoco medio fino a quando il composto è diventato bello denso. Una volta poi raggiunta la densità desiderata, abbiamo spento il fuoco e trasferito la crema in una ciotola per farla raffreddare con l'aiuto di un cucchiaio. Sempre con l'aiuto di un cucchiaio abbiamo versato la crema sui bignè in modo che fossero tutti interamente ricoperti. Dopo questa operazione abbiamo lasciato poi i profiteroli in frigo per alcune ore in modo tale da far sì che si ammorbidissero e acquistassero appunto il loro sapore. Ed eccoli qui, pronti per essere assaggiati. Vi assicuro che sono una squisitezza, io li ho già provati. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e condividete questo video. Vi mando un bacio e buon appetito a tutti. Ciao!